Ciao ragazzi, oggi voglio fare un video per aiutarvi a fare cartellini di conclusione su NBA 2K21 Next Gen. Ci sono tante build, tra cui tutte le Demigod, che hanno molti cartellini di conclusione e devo dire che quest'anno forse tra tutti sono quelli un po' più complicati, perché quelli di regia sono facilissimi, quelli di tiro, idem, sono facilissimi. A questo punto l'unico che può creare un po' più di difficoltà è proprio la categoria della conclusione. Quindi con questo metodo voglio semplificarvi il tutto. Sono con la mia build, l'ultima build, che ancora non vi presento ufficialmente, lo farò in un altro video e ho un progetto e approfitto di questo video per dirvi che vorrei cominciare a fare qualche video giocando da lungo, quindi se siete un buon creatore di gioco, un buon playmaker, fatemi sapere, contattatemi in privato su Telegram perché possiamo organizzare qualcosa. Cerco un buon playmaker con un'ottima percentuale di vittorie al parco, o meglio, una buona percentuale di vittorie al parco, ma soprattutto un'ottima percentuale nel tiro da tre. Dunque, ragazzi, ovviamente sono a livello di difficoltà Hall of Fame, se non ve la sentite cominciate con il Pro, ma vi dico che anche ad Hall of Fame si riesce a utilizzare questo metodo e vi farò subito vedere in cosa consiste. Devo dire che sono riuscito a fare davvero tanti cartellini di conclusione con questo metodo. Certo, sarebbe troppo facile fare questo procedimento con finalizzatore Lob City già attivo, quindi vi faccio vedere che in questo gameplay io farò tutto senza finalizzatore Lob City. Ovviamente, una volta che lo sbloccate, vi aiuterà a farne sempre di più. Quindi io vi faccio vedere che anche se parto da zero, questo cartellino non è fondamentale per questo schema. Però una volta che lo sbloccate, mettetelo ovviamente. Io qui ho messo anche posterizzatore, ricerca di calore e signore dei punti in tappino. Vi assicuro che questo procedimento l'ho fatto praticamente dal primo momento in cui ho portato questa build in carriera. Ovviamente l'unica cosa che dovete fare necessaria è maxare la schiacciata in entrata o comunque renderla molto alta per chiudere questi alley-oop. Piccolo consiglio, poi una volta che sbloccate dei cartellini di tiro, se volete usare questo metodo, vi consiglio sgusciante senza palla a livello Hall of Fame perché vi renderà molto più facile fare questo schema. Io ovviamente adesso lo tolgo perché voglio simulare una partita in cui ancora non avete tutti questi cartellini. Eccolo qui, grazie Anthony. Chiamo lo schema che è questo qui, Quick Point 5. Mi metto in questa posizione qui, palla per Schröder, vado dentro, boom, alley-oop e via, il primo, difficoltà Hall of Fame ragazzi, senza cartellino di alley-oop, quindi davvero tanta roba. Ma niente ragazzi, vi ho trollato perché in realtà lo schema è questo qui, Quick 3 Pin. Allora, facciamolo partire per bene perché mi hanno chiuso il palleggio. Allora, chiamo lo schema, mi metto di qui, il procedimento è molto simile, mi lancia l'alley-oop e via, la prende. Ma qual è la cosa positiva di questo schema? Che se questo alley-oop non esce, ed è normale che non esca ragazzi perché comunque è un passaggio nel traffico, non c'è nessun problema perché non ci punisce, il gioco non ci dà il passaggio sbagliato, non ci toglie VC, non ci abbassa la media, non fa nulla, semplicemente la palla è stata persa dal nostro playmaker Schröder, quindi non c'è nessunissimo problema. Mi metto semplicemente qui, lo riprovo ancora, cerco di prendere il giusto corridoio, questa volta lo trovo, grande schiacciata, probabilmente anche con contatto, che ci darà più punti. Quindi, ricapitolando, vi ho fatto vedere come questo procedimento si può fare con più schemi, però quello che è importante è che il secondo, quello che vi ho fatto vedere per secondo, esce un po' più spesso, quindi vi direi di preferire quello. Ma perché vi ho fatto vedere anche il primo? Per farvi capire che molti schemi possono andare bene, perché alcuni magari non vanno ai Lakers, io vi ho sempre detto andate ai Lakers ragazzi perché è più facile fare tutte le tipologie di cartellino. Vediamo se mi aiuta signore dei punti in tap-in. Sì, perfetto. Andate ai Lakers perché ha tanti schemi per gli alley-oop sia da portatore di palla e ha dei giocatori che bilanciano ottimi alley-oop come LeBron James, come Schröder
E anche in attacco potete lanciare voi gli alley-oop perfetti per tantissima gente, come ovviamente LeBron, come anche Montrezl Harrell. Insomma, è pieno di gente a cui lanciare alley-oop e poter fare queste sfide. Anche questo qui, magari se c'era LeBron era un pochettino meglio, però LeBron è infortunato in questo momento della mia carriera, quindi insomma mi ritrovo a dover fare queste giocate con il buon tedesco, però va bene, ce lo facciamo andar bene lo stesso. Voi direte: Big, ma perché fai alley-oop e non fai schiacciate, magari ti chiami il blocco? Ragazzi, perché l'alley-oop, se lo sbagliate, di solito non vi dà il tiro sbagliato, nel senso, in questo caso ho sbagliato, nel senso che non è stato completato l'alley-oop, ma non mi dà nessun malus, quindi anche quando vado a prendere i miei punti XP alla fine non ho delle parti negative, mentre se io provo a schiacciare, tante volte magari mi stopperanno, sbaglierò il tiro e quello andrà ad influire sui miei cartellini di conclusione. Quindi decisamente preferibile, qui un fallo che secondo me non c'era, però va bene, decisamente preferibile gli alley-oop, come vi farò vedere alla fine quando mi assegnerà i punti. Molto importante poi il moltiplicatore dato dalla schiacciata con contatto, quindi se riuscite in questo alley-oop ad avere un po' di contatto sotto canestro, vi darà ancora più punti. Questo è un alley-oop in sottomano che ci dà qualche punto in meno rispetto all'alley-oop schiacciato, ma ce lo prendiamo lo stesso perché sono comunque tanti punti. Devo dire, è una giocata che ci dà anche tantissimi tifosi, quindi è tutto di guadagnato assolutamente da queste giocate. Adesso provo a rifarlo. Non vi aspettate tanti alley-oop completati in una partita, è una giocata che di per sé dà molti punti. Anche questo bellissimo, di per sé dà moltissimi punti, quindi anche completare una partita, io ricordo le faccio da 5 minuti, anche completare una partita con una ventina di punti, quindi un 10 alley-oop totali, non è niente male ragazzi, perché vi darà comunque molti molti punti. Ora lo vado a rifare, sono entrato in una buona streak di almeno un paio d'alley-oop, vediamo se chiudiamo anche questo, perfetto, questo forse aveva anche il contatto, ho 5 alley-oop al momento in tutta la partita, credo di riuscire ad arrivare alla decina, ho messo anche il cartellino per l'impeto dei tiri nel pitturato, quindi forse riuscirò anche a prendere l'impeto di squadra e da lì si può anche variare, si può cominciare magari a fare degli alley-oop con palla al playmaker e ci lanciamo il semplice alley-oop, che è sempre uno dei metodi più semplici. Qui è importante che voi prendiate il giusto posizionamento. A volte il difensore bravo si mette sulla linea di passaggio, come in questo caso, ma ripeto, sono rischi calcolati e comunque non vanno ad influire sulla vostra prestazione, ma soltanto su quella del povero tedesco o comunque del vostro playmaker. L'importante è che non vi facciate rallentare dalla corsa, perché quello è il modo più facile per sbagliare l'alley-oop. Se il difensore vi si mette davanti, allora sicuramente non lo completerete e non va bene. Quindi dovete in tutti i modi cercare di evitarlo e cercare di passargli dietro. Poi se lui sarà bravo ad intercettare il pallone, poco male insomma. Devo dire, uno dei rischi maggiori con questo metodo è quello magari di poter perdere la partita, perché noi non segniamo sempre, segniamo sempre da due punti e giocando al difficoltà Hall of Fame è chiaro che la CPU potrebbe per certi versi aver vita facile. Qui uno dei rari casi in cui sbagliate l'alley-oop, nel senso che prendete la palla e sbagliate il tiro, ma alla fine non c'è nessun problema, ripeto, perché fondamentalmente sono soltanto i lati positivi dal fare queste giocate in alley-oop che non vi penalizzano come una schiacciata sbagliata quando siete da soli, diciamo. Quindi dicevo, difficoltà Hall of Fame sicuramente influisce sulla riuscita, ne potrete fare di meno, però vi dà molti più punti rispetto a difficoltà pro, quindi per me conviene un attimo rischiare di sbagliarne un po' di più così, poi nel caso se proprio volete vincere la partita andate con i metodi più sicuri verso la fine, quindi con i tiri da 3 e vedete che riuscite a portarla poi a casa. Questo è venuto molto bene, perfetto, dovete essere bravi a premere l'alley-oop nel momento giusto, come vedete dal pad che ho messo in sovraimpressione. Questa partita probabilmente la andremo a perdere, vi dico, se non dovessi registrare questo video probabilmente adesso comincerei a spararla da 3 per raddrizzare la partita, però voglio farvi vedere i punti che si fanno alla fine con questo metodo. Vado quasi a schiacciare, no, incredibile, non ci credo,
Stava entrando la layup, l'ho tolta con la testa, non ci voglio credere. Questo è dentro. E per chi mi dirà, Big, io non sono i Lakers, allora potete chiedere lo scambio o potete anche magari trovare qualche schema simile, potrebbe anche esserci questo nel playbook della vostra squadra, chi può dirlo. E, ma fondamentalmente potete, come avete visto, trovare degli schemi che vi... Oddio, che stoppata su Karl Anthony Towns, incredibile. Potete trovare degli schemi che abbiano più o meno questo posizionamento, tanto il criterio è quello, voi dovete prendere lì il varco e attaccare il canestro e farvi lanciare la layup al momento giusto. Quindi questo schema è quello che nel playbook dei Lakers paga di più, però in ogni playbook potrebbe esserci uno schema che si presta bene a questo metodo qui. Ancora una buona difesa su Karl Antonio, ho chiamato l'impeto di squadra con un'ottima difesa. Quindi adesso, invece che continuare con il mio solito schema, me ne vado a fare un bel pick and roll con il mio giocatore, solito schema, e qui all'alley-oop addirittura con fallo. Quindi grande importanza all'impeto di squadra, proviamo a fare le ultime giocate per avere i nostri punti su conclusione, bellissimo, ancora fallo, ancora alley-oop con contatto, questi poi vi danno tutti canestro da assist, quindi vi bombano la vostra, il vostro voto compagno, quindi la vostra lettera, che sarà praticamente quasi sempre sulla A a più, e sto facendo una partita da 5 minuti, quindi è comunque tanta roba. Andatevi a vedere tra l'altro il video in cui vi spiego il minutaggio migliore per fare punti in generale, per fare VC, e ve lo lascio in descrizione, molto importante se giocate carriera, se cercate di grindare il vostro giocatore. Proviamo l'ultima layup, tanto ormai la partita è bella che chiusa, addirittura con contatto su Karl Anthony Towns. Devo dire, assolutamente devastante. Ok, la partita è finita, abbiamo perso soltanto di uno alla fine, incredibile. Quindi questo per dirvi che comunque la partita si sarebbe potuta riaddrizzare, ma non mi interessava tanto vincere la partita quanto farvi vedere i punti che ho fatto in conclusione. Eccoli qui ragazzi, schiacciate da poster 8, 3100 punti, schiacciate alley-oop 10, 6500 punti. Ottimo metodo anche per far progredire il proprio giocatore, perché come vedete bonus difficoltà Hall of Fame 9000 punti, ci sarebbe stato anche il bonus per la vittoria, ma non abbiamo vinto, e quindi davvero un ottimo boost. Per i miei cartellini di conclusione guardate, 16700 punti di conclusione mi vanno a dare un nuovo cartellino e un grande progresso anche per il prossimo cartellino, sono quasi già a metà. VC anche, devo dire, paga molto molto bene questo metodo, 1122 VC praticamente in una partita da 5 minuti, sono stato pochissimo in campo, avete visto, ho tagliato tutte le parti in cui ero in panchina. E quindi questo è il metodo ragazzi, io spero l'abbiate capito bene anche grazie al pad che ho messo in alto, quindi magari rivedete il video, stoppate, mettetelo al rallentatore per capire bene il tempismo e i movimenti. Io vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto un bel like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video, peace!